Questo è un bel problema quando non entra tutto. No, vabbè, raga, è effettivamente troppo piccolo. È la stessa cosa che dice anche la mia ragazza, dannazione. Ciruzzo Simulator. L'ultimo episodio vi è piaciuto e oggi abbiamo portato a casa 3 lucchettini dei cinesi per vedere se riusciamo ad aprire con il nostro set di Grimaldelli base. Lasciate un mi piace per avere un terzo episodio e provare ad aprire i lucchetti, quelli seri, quelli veri, quelli tossi. Ciao Mike, salutate me scioscia nei commenti. E tra l'altro ieri è il mio compleanno, quindi spammettino di auguri. Prego, grazie. Comunque, allora raga, questo è il set dell'altra volta che abbiamo utilizzato l'altra volta per provare a imparare a scassinare dei lucchetti base. Questo set tra l'altro lo trovate in descrizione, non è un AD ma l'ho comprato a caso su Amazon, l'ho trovato ed è figo, cioè divertente in realtà. Allora, questo era il lucchettone dell'altra volta, ragazzi. Vediamo se ci ricordiamo intanto come si apre. E poi passiamo agli altri 3 lucchetti. Allora, vediamo se ci ricordiamo un po' com'era. Questo è il lucchettone di base. Se non avete visto l'altro video, andatelo a vedere perché è figo. Questo qua era il lucchetto, quello base. Insomma, vediamo se ci ricordiamo come si apre. Come l'altra volta, bisogna fare così con il chiavistello e con il grimaldello. Ok, boom. Fatto, aperto. Boom, quanto ci abbiamo messo? Non lo so. Adesso proviamo a tryhardare e masteriamo al volo questo lucchetto per passare a quelli veri. Questo ovviamente è uno di prova, però il meccanismo è lo stesso. Anzi, tra l'altro, questo qua ha tantissimi pin da dover spostare. Gli altri, invece, credo questi qua piccolini ne hanno solo 3 o 2. Comunque, cronometriamo, vediamo quanto ci impieghiamo, così per capire anche se l'abbiamo masterato perlomeno. Il cronometro parte da quando ficco il chiavistello all'interno. Quindi, 3, 2... 1. Bisogna tryhardare. Partito il cronometro. Allora, fatto. 4 secondi, 5 secondi. Raga, follia. Ci ho messo 5 secondi. Cervo, oppure chiunque stia montando questo video, state attenti a casa vostra. Dico solo questo. No, vabbè, poi per le serrature di casa è un altro lavoro, ovviamente, però questo qua è fatto, ragazzi. Ci ho messo 5 secondi per questo lucchettone. Ora, ovviamente, cioè, non andate in giro con i lucchetti trasparenti, sennò vi si aprono facilmente. Comunque, nell'altro video avevo spiegato come si andavano ad aprire, come bisognava andare a gestire i pin di questo lucchettone. Vediamo se riusciamo ad aprire questi altri 3 lucchetti. Li ho presi dai cinesi, ragazzi. Ho preso quello grosso con il tra l'altro è storto, raga. Ma sono proprio quelli tipo gli lucchetti fatiscenti, cioè quelli che comprate tutti, quelli tipo a 2 euro. Ho comprato questi qua perché, come vedete, assolutamente made in Cina, assolutamente made in PRC. Tra l'altro non credo neanche che abbia la certificazione quella europea, ma soprattutto la traduzione, se vedete, è anche sbagliata, cioè fatta malissimo, del tipo: contro la chiave versatile, la sostruzione interna della serratura era stata innovata e modificata dalla solita palla agli stati multipli speciali 1. Oggi vedremo se questi lucchetti qui senso comprarli, ma soprattutto sono sicuri? Cioè, io non ho assolutamente alcun tipo di esperienza nell'aprire lucchetti. La prima volta che l'ho fatto è stato con questo coso qua, una settimana fa. Vediamo se è fattibile. Allora, il meccanismo è pressoché lo stesso, il lucchetto è lo stesso, cioè il lucchetto è fatto è così, però questo non si vede. Vediamo se riusciamo ad aprirlo. Bisogna mettere il chiavistello qui sotto e poi qua, raga, se vedete, quelli là, questo qua è un pinnino, quindi noi adesso dobbiamo andare a sollevare i pin, metterli tutti in bolla e poi girare con il chiavistello. La strategia è sempre la stessa, quindi mentre io vado a pigiare e a roteare in senso orario il chiavistello, vado a tirare sui pinnettini con il grimaldello. È la stessa cosa che fate nei videogiochi, identica. Non so se questo... No, beh, raga. Ma quanto ci ho messo? Ma non ci ho messo niente. E poi, raga, questo qua è tipo uno di quei lucchetti che tu lo vedi, minchia, ma sembra fatto bene. Cioè, comunque metallo pesante, no? Cioè, quanto ci ho messo? Allora, abbiamo messo il cronometro qua. Vediamo se è fattibile. E in realtà ho messo veramente poco, ragazzi. Cioè, sono veramente spaventato da questa cosa. Proviamoci. Allora, 3, 2, 1. Partito il cronometro. Ok, fatto. 10 secondi. Raga, 10 secondi. 11 secondi. Solo perché mi sono incartato. Se no ce ne mettevo la metà. E sto usando solo un grimaldello base. Ragazzi, su Amazon vendono questa roba qua. Ma è legale questa cosa? Io l'ho comprata su Amazon. Raga, io non ne ho assolutamente idea. Cioè, ti danno tutti i grimaldelli.
ti danno chiavistelli e grimaldelle di ogni tipo. Raga, non sono un fabbro, non sono, cioè, non ho alcun tipo di competenza in merito. Qualcuno di voi mi dice se sta roba qua è vendibile? Io non lo so, raga. Cioè, se mi dite che non è vendibile, io me ne... la brucio subito, non la voglio avere in casa. Comunque, allora, raga, questo era il lucchetto, quello con la presa grossa, con la parte, insomma, la U, quella è il culinovo. Mi hanno detto, però, che i lucchetti più piccoli sono un po' più una merda. Per quale motivo? Perché sono tutti più piccoli, capite? È tutto più un casino, e noi abbiamo le mani grosse. Quindi, secondo me, un buon trick per evitare i ladri, quelli che usano il codice a sgarra su MyProtein, è comprare dei lucchetti un po' più piccoli. Ti portano via tutto l'armadietto. Questi, vabbè, sono lucchetti da palestra, raga. Però non comprateli. Cioè, io ci ho messo 10 secondi e non ho mai aperto lucchetti in vita mia. Non comprate sti lucchetti. Comunque, tanto il lucchetto della marca Lucchetto. Comunque, apriamo quello medio. Io, comunque, raga, veramente ho paura. Cioè, la facilità con il quale un nabbo apre i lucchetti, cioè, ve lo giuro, sono quasi spaventato da sta cosa. Tra l'altro, la cosa divertente è che non so se ci avete fatto caso, oppure proprio li vendono così questi. La chiave, cioè, se io voglio aprire il lucchetto per prendere la chiave, non posso, perché è bloccata. Quindi devo usare un grimaldello per aprirlo. Tra l'altro, qua c'è scritto Best Tool 25 mm. Qua ti dice anche come scassinarlo. Perfetto. Quindi utilizziamo il chiavistello dalla parte quella più piccola, perché questo qua è un po' più piccolo. Vediamo se... No, raga, ma questo è minuscolo. Dobbiamo cambiare chiavistello. Qua si pone un bel problema. Io ve l'ho detto, raga, era meglio avere i lucchetti grossi, che sono più semplici. Ma noi apriamo il nostro arsenale, il vaso di Pandora, all'interno del quale possiamo trovare un sacco di strumenti che probabilmente non funzionano perché sono troppo grossi. Apriamo questo piccolissimo grimaldello. Allora, dobbiamo trovare il chiavistello che entra, perché questi sono tutti grossi, raga. Proviamo questo. Questo non entra. Questo non entra. Forse questo? Questo non entra. Questo non entra. Ragazzi, non abbiamo il chiavistello giusto per aprire questo lucchetto. Sta venendo un dubbio. Come facciamo? Che mi piacerò qua un bel disastro. Questo potrebbe essere entrato, raga, ma il problema è che non riesco a girarlo. Mo. Questo è un bel problema, raga. Perché adesso io non so come figa girarlo, sto coso. Proviamo. No, non ho la leva. Non abbiamo la leva. Signor Mondadore, non abbiamo la leva adatta. Allora, abbiamo sforzato questo chiavistello. Secondo me non worka, raga. Perché è veramente piccolo. Dei pin l'abbiamo preso. Quindi è fattibile. In realtà questo chiavistello va bene. Forse dobbiamo cambiare il grimaldello, che è troppo grosso. Bisogna sentire i pin. No, non va bene. Allora, il chiavistello va bene, ma non va bene il grimaldello. Bisogna trovare un grimaldello un po' più piccolo. Cerchiamo nel nostro vaso di Pandora. Non c'è assolutamente niente. Forse questo è assolutamente identico. Intanto capiamo quanti pin sono. Allora, tre pin abbiamo. È profondo fino a qua. Quindi noi, in teoria, dobbiamo inserire il... Raga, ma dobbiamo inserire il chiavistello al massimo. E non abbiamo lo... Non entra tutto. Questo è un bel problema quando non entra tutto. Ce l'ho fatta, a casissimo, raga. Ce l'abbiamo fatta. Non so quanto tempo io ci abbia messo. C'è stato un timelapse, ma l'abbiamo aperto e abbiamo liberato le chiavi. Questo, raga, è veramente tanto difficile. Cioè, perlomeno, il problema è che non abbiamo margine di movimento all'interno della serratura. Quindi questo cosa significa? Che il terzo lucchetto è impossibile. Non ho chiavistelli atti per far aprire questo robo, anche perché è più piccolo. Ma noi lo apriamo uguale, ve lo dico io. In qualche modo, raga, si deve aprire. Passiamo al terzo lucchetto. Allora, questo sarà un bel problema. Raga, qua non abbiamo l'utensile adatto proprio. Non è questione di skill. No, vabbè, raga, è effettivamente troppo piccolo. È la stessa cosa che dice anche la mia ragazza, dannazione. Allora, il problema è che non abbiamo un utensile adatto. A meno che non possiamo usare un altro grimaldello per aprire. Però non riusciamo a fare leva. Dobbiamo cercare di andare a proprio a utilizzare il 104% del nostro cervello. Allora, siccome immagino che il chiavistello più piccolo non entrerà mai, infatti, come immaginavo, dobbiamo provare, secondo me, a infilare dentro un altro, ok, un altro grimaldello, e utilizzare quell'altro per andare a modificare i pin. Vediamo se ce la facciamo. Ma ragazzi,
No, fermi. Letteralmente ho toccato un pin, si è aperto. Cronometriamo. Ve lo giuro, facilissimo, estremamente facile. No, vabbè, ma raga, ma ve lo giuro, sono estremamente spaventato. Posto che questi lucchetti qua dei cinesi, secondo me, li lanci a terra, si spaccano. Vabbè, comunque, riproviamoci. Raga, ma davvero? Allora, quindi, rimettiamo il... rimettiamo il grimaldello che funziona da chiavistello. E 3, 2, 1, partito il cronometro. Allora, vediamo dove ci impieghiamo. Ecco, ma non si apre, raga. No, beh, ma prima ce l'avevo fatta. No, vabbè, clamoroso. Cioè, prima ce l'avevo fatta instant a sto giro, no? Aia, mi sono distrutto il dito. Allora, fermi tutti. Perché non funziona in questo momento? Cosa ho toccato che non va? Allora, no, vabbè, raga, rido tantissimo. Ok, mi arrendo. Allora, questi erano i tre lucchetti che abbiamo aperto. A parte quello piccolino che ci dà un bel po' di problemi. Però gli altri due li abbiamo aperti con successo. Questo qua è il lucchetto che vi lascio in descrizione se volete imparare ad aprire i lucchetti. Cioè, in realtà io non so cosa possa servirvi aprire i lucchetti. Posto che, facciamo un piccolo disclaimer, questa roba qua serve solo... esclusivamente quando vi si incastrano oppure perdete una chiave per aprire i vostri lucchetti. Prossimo video, lasciate un mi piace per provare ad aprire il mio lucchetto della palestra, così vedo veramente quanto effettivamente sia scarso il mio lucchetto oppure sia forte, perché ovviamente questo è un test per da nabbo, cioè nel senso questa roba qua probabilmente è facilissima da aprire, però i lucchetti quelli un po' più professionali, un po' più veri, ok, quelli forse non si aprono, quelli di Amazon anche. Comunque lo scopriamo nel prossimo video. Iscrivetevi al canale se questo video vi è risultato utile, cliccate sulla campana per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo dopodomani.